Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati quelli che già sono arrivati la volta scorsa oppure anche ieri sera, benvenuti ai nuovi, ma mi sa che stamattina di nuovi giornalisti. Allora, programma di oggi, ieri abbiamo avuto, per chi c'era, lo dico per informare chi non c'era, anche un dibattito tra Giacomo Vanci e Stefano Feltri sul destino dell'Eurozona, sulla della crisi dell'Eurozona, strategie da adottare per aiutare l'Italia a risollevarsi dalla stagnazione. Oggi continuiamo su questi stessi argomenti, abbiamo stamattina ospite Lucio Baccaro, direttore semplicemente del Max Planck Institute, verrà introdotto da voi che siete dell'associazione Minerva, esatto. E invece oggi pomeriggio abbiamo altri due ospiti, probabilmente lo sapete perché abbiamo detto che Alberto Bagnani non può venire, quindi ce l'ha detto, diciamo, in questa settimana ci ha annunciato che non avrebbe potuto venire, quindi abbiamo un pomeriggio sempre da dedicare a questi temi con Chiara Zoccarato e Marco Cattaneo. Parleremo di sempre di governance della zona euro con Chiara Zoccarato e di moneta fiscale con Marco Cattaneo, e faremo anche naturalmente un dibattito, anche stamattina lo faremo, ovviamente con la relazione si apre con interventi del pubblico, le domande, spero che sia un programma promettente e gradito. Passo la parola al rappresentante dell'associazione. Buongiorno a tutti, sono Leonardo Stucchi, vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori per averci invitato a moderare questo incontro di questa interessantissima rassegna. Oggi parleremo con il professore Lucio, si sente? Pronto? Prova. Allora, stavo dicendo, oggi abbiamo qui con noi Lucio Baccaro, parleremo della fase storica di passaggio da un'economia wage-led, cioè trainata dai salari, che era quella che avevamo in Italia e nei paesi europei, a un'economia guidata dal debito, dal debt-led. La prima tipo di economia, quella wage-led, è quella che appunto abbiamo avuto nella golden age del capitalismo, cioè dal secondo dopoguerra agli anni 70 circa, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti. E lì si sono registrati i maggiori tassi di crescita delle economie capitalistiche. La seconda fase invece è l'economia guidata dal debito, e quel tipo di modello neoliberale che si è cominciato a perseguire dagli anni 80, famose in questo senso sono state le esperienze di Ronald Reagan e Margaret Thatcher rispettivamente negli USA e nel Regno Unito. E questo tipo di economia in Italia è stato imposto attraverso i vincoli europei, i trattati europei. Parleremo appunto di questa fase di passaggio, di come l'euro ha contribuito su questo processo con il professore. Allora lascio subito la parola al professore. Grazie per la presentazione, buongiorno. Allora, la mia presentazione è molto lunga, non ho detto di parlare di te. Un sacco di grafici, per cui vedremo un po', insomma, le ricerche dicono che dopo 20 minuti l'attenzione scema in maniera drammatica. Se avete delle domande di chiarimento, non ascoltate la finanza della mamma e queste domande. Allora, dunque, ci sarà una prima fase della presentazione in cui parlerò della traiettoria dei capitalismi europei, in particolare di paesi, della Germania, dell'Italia, della Svezia e del Regno Unito, che è una ricerca in corso che sto svolgendo in particolar modo con il mio collega di Ginevra, Jonas Pontus, ma anche con altri. E poi c'è una seconda parte in cui mi focalizzerò sul caso italiano. Allora, l'argomentazione di base che sviluppo è che, se vogliamo, il caso italiano è una forma estrema di un fenomeno più generale,
che è quello della crisi del modello di crescita fordista tirata dai salari, in cui la crescita avviene perché c'è una spinta salariale. Perché l'economia tirata dai salari è entrata in crisi? Perché c'è stato un notevole spostamento di reddito dal lavoro al capitale, vedremo i grafici. Questo crea una situazione potenziale di deficit di domanda aggregata che bisogna colmare in qualche maniera, e in alcuni casi il deficit di domanda è colmato puntando sulle cosiddette componenti autonome della domanda, in particolar modo i consumi finanziati dall'utente, quindi garantendo un accesso più semplice, più agevole delle famiglie in particolare al debito. E questo è il caso del reddito, crescita tirata dai consumi. Un'altra soluzione al problema del deficit di domanda aggregata è quella della Germania, rimpiazzare la domanda interna con la domanda estera, modello tirato dalle esportazioni. Poi c'è un modello misto che è molto interessante, dove siamo tutti e due i motori della crescita. Vedremo perché è possibile averli tutti e due. Il problema dell'Italia, che è il quarto paese di cui ci occupiamo, è che a differenza degli altri tre paesi non ha trovato un'alternativa valida al modello di crescita fordista e quindi è caduta nella stagnazione. L'altra cosa che occorre dire immediatamente è che a differenza del modello fordista di crescita legata dai salari, le alternative post-fordiste sono tutte in maniera diversa fortemente instabili. Allora, cominciamo con chiarire che cos'è questo modello fordista di crescita tirata dai salari. Innanzitutto è un modello di pre-globalizzazione, è una forma di capitalismo regolato in cui i capitali sono controllati, non possono spostarsi liberamente, e questo permette di avere tassi di interesse reali bassi, se non addirittura negativi, come succedeva negli anni 70, e c'è anche una limitata apertura commerciale. Si tratta di economie aperte, ma il peso delle esportazioni e delle importazioni rispetto al prodotto interno lordo è ancora limitato. La cosa più importante da dire è che è una forma di capitalismo regolato istituzionalmente, perché alla base del modello di capitalismo c'è un compromesso tra lavoro e capitale, ove il capitale riconosce il lavoro, soprattutto le rappresentanze del lavoro come partner nella gestione sia delle politiche pubbliche sia dei luoghi di lavoro, e a sua volta il lavoro riconosce il capitale, quindi rinuncia alla socializzazione dei mezzi di produzione. Ora, qual è la grande differenza tra paesi in questo periodo? La differenza è nella presenza e nella stabilità di questo patto istituzionale fra lavoro e capitale. Ci sono paesi in cui il patto sociale viene siglato molto presto, per esempio in Svezia viene siglato ancora alla fine degli anni 30, altrove in Germania nell'immediato dopoguerra, e altri paesi in cui questo patto sociale è instabile o addirittura assente. E questi sono l'Italia e la Gran Bretagna. In Italia, dal mio punto di vista, il patto sociale è vero, viene siglato soltanto nel 1993. Molti anni di distanza rispetto agli altri paesi. L'altro elemento chiave di questo modello di capitalismo regolato è la contrattazione collettiva. La contrattazione. Non si sente? Così? Se faccio senza microfono non sentirete. Ok. Allora, è la presenza della contrattazione collettiva. Soprattutto contrattazione collettiva a livello di settore o a livello nazionale, che ha un ruolo importantissimo perché permette di indicizzare il salario reale alla produttività. In questo modello la produttività non si distribuisce automaticamente come nei modelli classici, quelli di solo dove ci sono mercati liberi, libero mercato, e ogni fattore di produzione viene pagato in maniera corrispondente alla produttività marginale. Qui la
produttività si distribuisce soltanto se c'è, se ci sono istituzioni che lo permettono e un rapporto di forza che lo permette. Quindi la distribuzione non avviene in maniera automatica, l'istituzione chiave è la contrattazione collettiva. Questa è una rappresentazione molto schematica di come funzionava il modello fordista tirato dai salari, un modello che poteva essere addirittura virtuoso, quindi ci sono aumenti salariali che si traducono in espansione della domanda. L'espansione della domanda permette guadagni di produttività attraverso meccanismi che spiegherò, e poi i guadagni di produttività vengono trasferiti dalla contrattazione collettiva in aumenti salariali. Non è facile da leggere, ma se guardate lì fra guadagni di produttività e aumenti salariali ci sono due frecce, ed è molto importante sottolineare il fatto che da una parte i guadagni di produttività si trasferiscono in aumenti salariali, dall'altra parte gli aumenti salariali consentono guadagni di produttività. I meccanismi li spiego tra un attimo. Quindi un modello potenzialmente virtuoso, salari che aumentano, aumentano la domanda, aumentano la produttività, produttività che aumenta i salari, ma anche potenzialmente un modello esplosivo. Guardiamo, aumenti salariali che aumentano la domanda che aumenta aumenta l'occupazione, che aumenta il potere contrattuale dei lavoratori. I lavoratori chiedono più salario. Se la produttività non segue, il modello è destinato a scontrarsi contro un muro che è l'inflazione. Se la produttività non aumenta sufficientemente, a un certo punto le imprese cercheranno di restaurare i margini di profitto aumentando i prezzi. E questo è il problema fondamentale del modello tirato dai salari. Si parla di vincoli benefici. Nella mia disciplina, che è quella della sociologia economica, della politica e della political economy, le rigidità del mercato del lavoro non sono necessariamente un problema da eliminare, possono avere delle conseguenze positive. Guardiamole. Espansione della domanda consente economie di scala. Cioè riduzione di costi unitari, che è questa freccia qui. Espansione della domanda permette economie di scala che aumentano la produttività. Espansione della domanda conduce le imprese ad aumentare gli investimenti. I meccanismi sono un po' più complessi, ma in soldoni, se c'è un'aspettativa di un mercato che si espande, gli spiriti animali degli imprenditori sono rinfocolati e invogliati a investire. Poi questo meccanismo qui, dagli aumenti salariali e dalle rigidità del mercato del lavoro verso i guadagni di produttività. Se si aumentano i costi salariali, lasciando invariato tutto il resto, si crea un incentivo perché l'imprenditore sostituisca il lavoro con il capitale, quindi aumenti l'intensità del capitale. Se aumenta l'intensità del capitale per unità di lavoro, aumenta anche la produttività. Inoltre, visto che c'è uno stimolo agli investimenti, i nuovi investimenti incorporano l'ultima versione del capitale tecnico, cioè i nuovi macchinari, i nuovi investimenti sono potenzialmente più efficienti di quelli che rimpiazzano. E infine, questo c'è tutta una letteratura sociologica che ce lo spiega, se i salari e le condizioni di lavoro sono decenti, per utilizzare il linguaggio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il lavoro decente, si crea una situazione di scambio di doni, in cui il lavoratore è disponibile a cedere la sua conoscenza tacita dei processi produttivi e di come migliorarli, facendo da contraccambio al fatto di essere trattato in maniera decente. E questo è un altro incentivo all'aumento di efficienza. Gli economisti utilizzano l'espressione di gift exchange, scambio di doni, a Kerloff in particolare. Quindi queste sono un po' le caratteristiche del modello
fordista tirato dai salari, e questi sono, adesso guardiamo un po' di dati. Questi sono grafici sui salari e sulla produttività fra il 1960 e il 1990 nei quattro paesi: Germania, Italia, Svezia e Regno Unito. La prima cosa da guardare sono le scale, da 100 a 300. I salari reali per addetto, il deflattore utilizzato lo lasciamo da parte, è un tecnicismo, crescono quasi del 6% all'anno in media fra il 1960 e il 1990. Guardate, i salari seguono la crescita della produttività. Stanno un po' al di sopra, ma salari, tassi di crescita dei salari molto elevati si accompagnano a tassi di crescita della produttività molto elevati, come ho spiegato prima. In Germania il tasso di crescita dei salari è del 4,1%, il tasso di crescita della produttività è più o meno simile, anche se vedete il salario tende a crescere in Germania un po' più rapidamente della produttività negli anni 70 e 80. Questi sono Svezia e Gran Bretagna, stessa storia, tasso di crescita dei salari comunque molto elevato rispetto ai ritmi attuali, 3,1% in media in Svezia, 2,9% in media in Gran Bretagna, salari che crescono un po' più rapidamente della produttività, in ogni caso in linea con la produttività, che è la caratteristica del modello fordista. Ricordiamoci che in tutti questi paesi c'è un'istituzione che è la contrattazione collettiva che trasferisce guadagni di produttività nei salari reali. C'è una interessante particolarità per quello che riguarda la Gran Bretagna, dove la produttività comincia a crescere più rapidamente dei salari prima di Thatcher, cioè a partire dalla seconda metà degli anni 70. Callaghan, cioè questi sono gli anni del patto sociale tra laburisti e sindacato. Tusi che fallisce, che crea le condizioni per l'avvento di Margaret, di Mackie. Ok, tutto chiaro? Allora, questo modello molto stilizzato entra in crisi, non sappiamo esattamente quando. Si comincia a parlare di crisi del modello fordista dagli anni 70. In realtà il modello fordista dura più o meno bene fino alla fine degli anni 80. Perché entra in crisi? Entra in crisi per fattori esterni e per fattori interni. Fattori esterni sono in primis la liberalizzazione del mercato dei movimenti di capitale. Con la liberalizzazione dei movimenti di capitale, il tasso di rendimento minimo del capitale è imposto dai mercati. Non è più possibile pagare il capitale a livello nazionale meno che di quanto non sia pagato a livello internazionale. Quindi il potere contrattuale del capitale aumenta. Poi ci sono fattori interni. E il fattore interno principale è la difficoltà delle istituzioni fordiste a controllare l'inflazione. Vi ho fatto vedere il circolo virtuoso, in realtà la crescita della produttività non tiene il passo delle domande di aumento di salario reale, c'è un problema di inflazione, e il problema dell'inflazione porta, questo è un racconto molto stilizzato, porta a un cambiamento epocale di politica economica. La priorità dei governi, anche dei governi socialdemocratici, anche dei governi laburisti, non è più la piena occupazione, è il controllo dell'inflazione. E c'è un'altra innovazione istituzionale. Si introducono le banche centrali indipendenti, inflation targeting, che cominciano a prendere come obiettivo un tasso di inflazione di riferimento. 2%, l'1,9% secondo la Banca Centrale Europea. Questo che cosa significa? Che ogni accenno di militanza salariale, ogni sommovimento nel mercato del lavoro
interpretato dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Centrale indipendente, che utilizza un particolare modello macroeconomico basato sul Nairo, lasciamo perdere, è interpretato dalla Banca Centrale come l'inizio di una spirale inflazionistica, salari, prezzi, è immediatamente stroncato attraverso un aumento dei tassi di interesse nominali, che si traduce anche in aumento dei tassi di interesse. Quindi vedete, i meccanismi di base del modello fordista non possono funzionare più. Il modello fordista funzionava perché c'era una spinta all'aumento dei salari reali che creava incentivi agli investimenti, agli aumenti di produttività, eccetera. Adesso ogni spinta salariale viene bloccata. Bisogna trovare meccanismi di crescita che vadano, che non passino per la militanza salariale. Così? Sì, prego. Si serve come l'aumento dei tassi sia una risposta alla richiesta del pensare? Sì, l'aumento dei tassi. Sì, l'aumento dei tassi riduce tutte le componenti di spesa che sono sensibili ai tassi di interesse, che sono sostanzialmente due. Nei modelli tradizionali l'investimento che si riduce, in realtà si riducono anche le componenti di spesa, i consumi che sono sensibili ai tassi di interesse, per esempio il settore edilizio, i beni di consumo durevole, capisce? Quindi cioè la domanda viene compressa, l'occupazione tende a calare, il potere contrattuale dei lavoratori si riduce. Se si riduce il potere contrattuale dei lavoratori, le domande di aumento salariale si riducono. È un modello, se volete, è molto interessante, è un modello che riprende l'idea marxiana dell'esercito di riserva. Bisogna far aumentare la disoccupazione per far sì che le richieste di aumento salariale e le aspettative di profitto possano riconciliarsi, possano reincontrarsi. L'altro elemento importante di questo percorso, di questa traiettoria, è la liberalizzazione progressiva delle istituzioni di relazioni industriali, quelle che avevano un ruolo importantissimo nel trasferire i guadagni di produttività. Allora, questa liberalizzazione non è soltanto un fenomeno dei cosiddetti paesi a capitalismo liberale come il Regno Unito o gli Stati Uniti, ma lo si ritrova in forme diverse anche nei modelli di capitalismo coordinato come la Germania con la Svezia. In tutti questi paesi l'istituzione chiave di stabilizzazione del sistema funziona con maggiori difficoltà che in passato, e le conseguenze sono uno spostamento nella distribuzione del reddito fra capitale e lavoro. Questa è la distribuzione funzionale del reddito, la quota dei salari. La quota dei salari si può anche interpretare, sono algebricamente equivalenti, come salario reale diviso per la produttività. Se il salario reale cresce più lentamente della produttività, la quota salari si abbassa. Viceversa, se il salario reale cresce più rapidamente la produttività, la quota salari si alza. Germania e Italia, grafico più o meno simile, quota dei salari che aumenta più o meno fino agli anni 80, poi diminuisce. In Germania la diminuzione continua, la curva si sta appiattendo. Italia, curva dei salari che ha un picco intorno al 1975, poi si abbassa. Poi prende a salire a partire dai primi anni 2000. Perché? Non perché nel mercato del lavoro ci sia un'iniezione di potere contrattuale, ma perché i tassi di interesse reale sono diventati molto bassi. Svezia, quota salari più bassa che altrove, ma stesso percorso. Picco intorno agli anni 70. Primi anni 70, poi la curva si abbassa, poi si rialza. Gran Bretagna, stessa cosa, in questo caso una curva discendente, e poi una tendenza al recupero. La cosa interessante è vedere che in Gran Bretagna, cioè il modello di capitalismo più deregolato dei quattro di cui sto parlando, la quota dei salari aumenta, sembra aumentare a partire dalla seconda metà degli anni 90.
il corrispettivo, il tasso di profitto, parlo molto rapidamente, mi interessa soltanto il grafico sull'Italia. Il tasso di profitto cresce costantemente in Italia fino alla metà degli anni 90, poi cresce ancora un po' negli anni 2000, poi cala. Quindi la stagnazione italiana, non, vedremo poi i dati sui salari, non tocca soltanto il lavoro, ma tocca anche i profitti, paradossalmente. Guardiamo la Svezia perché è un caso classico. Quindi il tasso di profitto si abbassa nei primi anni 70, come conseguenza delle mobilitazioni, eccetera, eccetera, poi si alza costantemente. Allora, quindi c'è questo spostamento del reddito dal lavoro al capitale. E c'è un problema, che il lavoro a tassi ha una propensione al consumo, i redditi del lavoro hanno una propensione al consumo più elevata dei redditi da capitale. Viceversa, i redditi da capitale hanno una propensione al risparmio più elevata. Quindi c'è un problema di deficit di domanda aggregata. Questo problema di deficit di domanda aggregata che viene generato in un'economia tirata dai salari deve essere colmato in qualche maniera. I paesi avanzati affrontano questo problema essenzialmente in due maniere, ce ne sono altre dal punto di vista teorico, ma quelle rilevanti dal punto di vista empirico sono due. Primo, introducendo nuovi stimolanti dei consumi, l'accesso al credito facilitato. I salari reali non aumentano, però è più facile indebitarsi per le famiglie, anche grazie all'innovazione finanziaria. L'altra soluzione è la sostituzione della domanda estera con della domanda interna con la domanda estera, cercare di stimolare le esportazioni. E questo genera quattro modelli stilizzati di crescita post-fordista. Il modello britannico, crescita tirata dai consumi. Il modello tedesco, di crescita tirata dalle esportazioni. Il modello svedese, di crescita tirata dai consumi e dalle esportazioni allo stesso tempo, o in tempi differenti. E il modello italiano, di crescita non tirata né dai consumi né dalle esportazioni. Guardiamo. Nel modello britannico c'è un aumento dell'indebitamento. Vedremo anche che i salari, perlomeno fino al 2007, si comportano meglio che altrove. Non perché siano la spinta propulsiva, ma perché una domanda in espansione attraverso i consumi genera condizioni favorevoli nel mercato del lavoro, soprattutto ai lavoratori a bassa qualifica dei servizi. Il modello di crescita tirata dai consumi tende a generare costanti deficit di parte corrente, cioè delle importazioni che superano le esportazioni. Il paese vive al di sopra dei propri mezzi, ma può farlo perché il resto del mondo è disposto a finanziarlo. Perché? Anche perché c'è un centro finanziario, la City di Londra, che produce degli attivi finanziari che il resto del mondo vuole detenere nel proprio portafoglio. Quindi c'è un afflusso di fondi esteri che permettono al paese di vivere con un deficit più o meno strutturale, cioè durevole, di parte corrente. Condizioni normali, a un certo punto quel deficit deve essere colmato, che vuol dire ridurre il deficit di parte corrente, significa ridurre la domanda. Ridurre la domanda significa creare una recessione. Questo non succede in Gran Bretagna perché c'è il settore finanziario che permette al paese vivere e consumare più di quello che potrebbe.
bisognerebbe fare in condizioni di equilibrio della bilancia di parte corrente. La Germania è un modello opposto. Germania si comprime la domanda interna, si reprimono i salari per stimolare le esportazioni nette. C'è, come, c'è un trade-off fra salari, domanda interna e domanda estera. Quindi repressione salariale non equamente distribuita, distribuita in maniera diseguale. I salari reali tedeschi crescono quasi al ritmo della produttività nel settore manifatturiero, mentre sono completamente piatti nel settore dei servizi. Nel settore dei servizi non c'è nessuna crescita salariale prima della crisi. Quindi sono i lavoratori dei servizi che pagano in qualche maniera questa repressione della domanda interna che permette di stimolare la domanda estera netta. Svezia è un po' il sweet spot, il luogo dolce dove ci si può contemporaneamente far tirare la propria economia dalle esportazioni e dai consumi. Come fanno? Ci riescono perché nelle nostre analisi, le analisi mie di Jonas Pontus, il modello produttivo svedese si sposta progressivamente dal settore manifatturiero classico verso settori a minore sensibilità al prezzo delle esportazioni. Primo i settori dell'informatica e del software, poi i servizi ad alto valore aggiunto. Se le esportazioni sono meno sensibili al prezzo, non c'è necessità di comprimere i salari per stimolare le esportazioni, li puoi avere entrambi. Perché la Svezia fa questo mentre la Germania non lo fa? Qui rientriamo nei vincoli benefici, perché il sindacato tedesco dei servizi è inesistente, non pone nessun ostacolo a questa compressione salariale. Il sindacato dei servizi e del settore pubblico svedese, nonostante le liberalizzazioni, è ancora molto molto forte. Quindi la via tedesca della repressione salariale è preclusa agli imprenditori svedesi, che devono trovare un'alternativa, e l'alternativa è riposizionarsi. Vedete che funzionano i vincoli benefici. Italia, crescita non tirata né dai consumi né dalle esportazioni, ne parlerò a lungo successivamente, per cui lasciamo stare. Prego. Vorrei una domanda sul modello tedesco di compressione salariale. La compressione salariale nel settore dei servizi in che senso incentiva le esportazioni? Nel senso che le esportazioni sono molto altiere, principalmente. Quindi questa compressione salariale non è che gioca di più sulla compressione della domanda interna, quindi sulla competitività. Lei lo conosce storia. Sì, esatto, se mi stavo proprio pensando a lui. Sì, ha fatto l'obiezione di serva a storia, che dice esattamente quello che dice. Esatto. E la provincia risponde a storia. Sì, la provincia è... Vabbè, la risposta è questa. Sicuramente c'è un effetto di compressione della domanda, che riduce le importazioni. Però c'è anche un altro effetto. I prezzi dei servizi entrano nei prezzi dei beni manifatturieri in varia maniera. I prezzi dei servizi in ogni caso contribuiscono a tenere basso il tasso di cambio reale della Germania, quindi stimolano le esportazioni manifatturiere attraverso questo canale. Terzo, il tasso di cambio reale della Germania è molto agevolato dal fatto che la Germania è nell'euro, cioè in un sistema in cui il tasso nominale che viene applicato alla Germania è probabilmente, anzi quasi sicuramente, molto più basso di quello che sarebbe stato un tasso di cambio nominale di equilibrio se ci fosse stato ancora il Deutsche Mark. Posso dire una cosa? Nato un modello quello statunitense di consumi fidati da guadagni di capitale, diciamo che poi è saltato, però a venire. Questo
cioè dei consumi finanziati dai profitti. No, dai guadagni di capitale in borsa. Ah sì, no, certo, certo. No, no, fa parte del modello tirato dai consumi. Più frequente negli Stati Uniti che non in Gran Bretagna. Cioè, che cosa succede? La ricchezza finanziaria delle famiglie americane è sostanzialmente la loro casa. C'è una bolla immobiliare, i prezzi delle case aumentano, si utilizza il capital gains, il guadagno di capitale per ritornare dalla banca e farsi rifinanziare il mutuo, utilizzando un mutuo aggiuntivo per finanziare altri consumi. Questo l'ha spiegato molto bene Stiglitz. Dunque, l'ultima cosa che voglio dire sui modelli di crescita è che sono, come vedete, molto instabili. Il modello tirato dai consumi dipende dal fatto che c'è una bolla che si possa cavalcare, quella per esempio la bolla immobiliare. Il modello tirato dalle esportazioni è possibile soltanto se non è generalizzato. Se tutti si mettono a fare la crescita tirata dalle esportazioni, c'è una gigantesca spirale recessiva. Ed è un modello particolarmente pericoloso quando a praticarlo è il gorilla nella stanza, cioè l'economia più forte, quella che dovrebbe invece comportarsi in maniera opposta, tirare le altre economie piuttosto che abbassare, che affossare. Anche dal debito, ma adesso vi faccio vedere. La Svezia è un caso proprio strano, infatti è molto instabile. Il debito sta aumentando molto rapidamente, a livelli britannici in Svezia. Allora, questo è un esercizio molto semplice di decomposizione della crescita fra le varie componenti della domanda aggregata: i consumi privati, i consumi pubblici, gli investimenti, le scorte, le esportazioni nette. Non voglio entrare nei dettagli. La cosa che vi voglio far vedere, guardando a Germania e Italia, è come negli anni 60 e 70 la crescita fosse in gran parte tirata dai consumi privati. Quando sento anch'io che l'economia italiana era tirata dalle esportazioni, prima che ci fosse il 69, la mobilitazione, eccetera, eccetera, non è vero. L'economia italiana, secondo questi dati, era tirata dai consumi. Le esportazioni nette, che sono la linea grigia, sono trascurabili. Guardate, c'è un picco fra il 2010 e il 2005, ma quel picco, che è la fase post-monti, è dovuto quasi interamente non al fatto che le esportazioni crescano, anche se crescono, soprattutto adesso, ma al fatto che le importazioni si riducono. Perché si riducono? Perché è stata distrutta la domanda aggregata. Una cosa che voglio farvi vedere, che non è molto visibile qua, se voi guardate ai contributi alla crescita tedesca fra il 1994 e il 2007, cioè 15 anni prima della crisi, voi vedrete i consumi privati abbassati e le esportazioni nette alzarsi, come se ci fosse un trade-off fra le due cose, come dicevo precedentemente. Svezia. Allora, la Svezia, voi vedete che è una crescita tirata in maniera alternata da consumi privati, consumi pubblici, investimenti che non sono trascurabili e esportazioni nette. Non c'è questo trade-off chiaro. Fra il 1990 e il 1999, quando la Svezia con altri paesi nordici ha una crisi bancaria, sono soprattutto le esportazioni nette che tirano l'economia. Poi vedete fra il 2000 e il 2009 i consumi privati sono importanti, ma le esportazioni nette sono anche importanti. E soltanto più recentemente la crescita è quasi interamente tirata dalla domanda interna. Gran Bretagna, crescita tirata esclusivamente dalla domanda interna, non soltanto negli anni 60, negli anni 70, ma anche negli anni 80, negli anni 90 e poi negli anni 2000.
il contributo alle esportazioni nette è quasi sempre negativo. Allora, vediamo che cosa c'è dietro queste componenti della domanda aggregata. Cominciamo dai salari. Questi sono grafici sull'andamento dei salari fra il 1991 e il 2016. Sono salari reali orari confrontati con la produttività, dove la deflattore utilizzato è differente. A sinistra è il deflattore dei prezzi al consumo. Questo è il salario che interessa ai lavoratori. Salario in termini di beni di consumo che si possono acquistare. Questo invece è il salario che interessa più agli imprenditori, è il salario che viene normalizzato utilizzando il deflattore del PIL, cioè i prezzi interni. Un'altra cosa, se vedete le curve dei salari più basse, a sinistra piuttosto che a destra, quello vuol dire che i prezzi dei beni importati sono aumentati, perché c'è stata una svalutazione del cambio reale e quindi i lavoratori sono diventati più poveri, che è esattamente il caso tedesco. Le curve dei salari sono più basse, dei salari reali normalizzati ai prezzi al consumo sono più basse dei salari reali normalizzati con il deflattore del PIL. Comunque soffermiamoci sulle curve di sinistra. La cosa che ci interessa sono le curve, la curva gialla e la curva blu. Non so se riuscite a vederle. La curva gialla dà la produttività del settore privato, la curva blu dà il salario reale per l'economia nel suo complesso e poi questa curva qua, questa curva tratteggiata blu, dà il salario reale nel settore manifatturiero, l'altra, quella verde, i contratti più lunghi, dà il salario reale nel settore del commercio e degli alberghi, cioè un settore a bassa qualifica. Questi sono lavoratori a bassa qualifica. Due cose: la produttività cresce molto più rapidamente dei salari reali. Ricordatevi, questo è esattamente il problema che getta sabbia nell'economia tirata dai salari. E in più c'è l'apertura di un ventaglio fra salari manifatturieri e salari del settore del commercio e degli alberghi. Il dualismo dell'economia tedesca. I salari manifatturieri crescono quasi quanto la parola produttività, perlomeno fino al 2000, quella anche là si apre il ventaglio. I salari del settore del commercio crescono molto meno, anche se c'è una ripresa dopo la crisi, che è dovuta alle innovazioni istituzionali che sono state introdotte, per esempio nel 2015 l'introduzione del salario minimo. Guardiamo, l'altra cosa importante è guardare le scale, quindi qua la scala è tra 100 e 140. L'Italia scala fra 100 e 120, molto più bassa. La produttività cresce, è la linea gialla, molto poco. I salari crescono molto poco, ma quanto la produttività. Okay? E anche in Italia c'è l'apertura di un ventaglio, forse anche più grande del ventaglio tedesco, fra salari della manifattura, che crescono più rapidamente, secondo questi dati, della produttività del settore privato, e salari del commercio e degli alberghi, che invece come in Germania rimangono piatti. Quindi salari piatti, ma apertura di differenziali intersettoriali. Sugli altri due paesi possiamo andare rapidamente. La Svezia. Innanzitutto la scala è molto più elevata, da 100 a 180. I salari crescono molto più rapidamente in Svezia. Crescono molto, ma crescono meno della produttività. E i salari dei servizi a bassa qualifica, i salari della manifattura, non si discostano molto di livello. Perché? Perché il mercato del lavoro svedese è molto diverso dal mercato del lavoro tedesco. In particolare la forza del sindacato dei servizi svedese non è neanche comparabile ancora con la forza.
forza inesistente dei sindacati, dei servizi, soprattutto i servizi privati. Gran Bretagna abbiamo un caso in cui, è veramente paradossale, in cui il mercato del lavoro deregolato, in cui i salari crescono più rapidamente della produttività. La curva blu è al di sopra della curva gialla. I salari della manifattura crescono più rapidamente dei salari dei servizi, ma i salari dei servizi crescono più rapidamente della produttività manifatturiera. Quindi, riepilogando, modelli in cui l'economia è tirata dai consumi sono modelli in cui i salari tendono a crescere più rapidamente che altro. Gran Bretagna e Svezia. Modelli tirati dall'esportazione o che non hanno un motore di crescita, salari reali sono più alti. O comunque la crescita è molto inferiore. Guardiamo l'altro elemento di finanziamento dei consumi che è potenziale, che è l'indebitamento. Qui vediamo l'indebitamento della Germania, della Gran Bretagna, curva gialla, e della Svezia, curva verde, aumentare. Mentre in Gran Bretagna c'è stata una correzione dopo la crisi, in Svezia l'indebitamento delle famiglie, che sono soprattutto le famiglie più povere, tra parentesi, continua. In Germania l'indebitamento si riduce, in Italia l'indebitamento parte da livelli molto bassi, aumenta, ma probabilmente non aumenta in maniera sufficiente per tirare l'economia. Che settore avrebbe dovuto tirare, ho potuto tirare il settore delle costruzioni, che in Italia adesso è in crisi, ma non ha mai raggiunto i livelli di bolla mondiale che sono stati riscontrati altrove. Esportazioni. Perché le esportazioni possono fare la potere della crescita, è necessario che il settore delle esportazioni sia grande abbastanza. Quindi guardiamo l'importanza del peso delle esportazioni in percentuale rispetto al PIL. Ancora una volta i quattro paesi. Quello che mi interessa è la curva blu, la Germania. All'inizio degli anni 90, cioè subito dopo la riunificazione, la Germania assomiglia molto all'Italia e alla Gran Bretagna. Non è un paese particolarmente in cui le esportazioni sono particolarmente importanti. Anche se le esportazioni sono calate, erano un po' più alte nella vecchia Germania federale tedesca, nella vecchia Germania occidentale. Poi le esportazioni, il peso delle esportazioni tedesche schizza verso l'alto, raggiunge i livelli svedesi, invece sono molto più fisiologici perché la Svezia è un piccolo paese, mentre le esportazioni italiane e britanniche crescono, ma crescono molto meno delle esportazioni tedesche. Quindi, quando si dice bisognerebbe, apro una parentesi, bisognerebbe imitare il modello tedesco di crescita tirata dalle esportazioni, non si tiene presente il fatto che il settore delle esportazioni è ancora troppo piccolo per poter fare da volano per l'economia. Ok, quali sono i blocchi sociali che stanno dietro questi modelli di crescita? E questi problemi di crescita non è che emergono spontaneamente dall'operare delle forze di mercato, ci sono dei blocchi sociali e utilizzo l'espressione gramsciana deliberatamente. Sono patti fra interessi organizzati, spesso dei patti che vanno al di là delle classi, che coinvolgono frammenti di classe opposte, con una particolarità: se il modello di crescita è chiaramente identificabile, sono in grado di produrre un discorso legittimante che presenta gli interessi del blocco sociale come interessi nazionali. E se avete una minima familiarità con il dibattito pubblico tedesco, voi sapete che l'idea che è la competitività delle esportazioni tedesche è un bene nazionale da difendere, è un tema generalizzato, lo trovate dappertutto, non c'è neanche un partito politico, tranne una componente di Linke,
mette in discussione questa idea di base. Di Link è una parte del sindacato dei servizi, si chiama Verbo. Allora, quali sono questi modelli, questi blocchi sociali? Dunque, i blocchi sociali sono caratterizzati da alleanze trasversali, interclasse, e da settori chiave. Il settore chiave in Germania è il settore della manifattura. Il blocco sociale è quello delle imprese orientate all'esportazione, è quello che resta dell'aristocrazia operaia tedesca, cioè i lavoratori con i Facharbeit, con un contratto, con un titolo di formazione professionale, i cui salari crescono meno della produttività, però crescono comunque, sono molto più elevati. I perdenti del blocco sociale per il momento sono i lavoratori dei servizi, in particolar modo, e anche le imprese il cui mercato di riferimento è soprattutto il mercato interno. Gran Bretagna, il settore chiave è la finanza, credo di averlo spiegato prima. La finanza ha un ruolo importantissimo perché rilassa il vincolo delle partite correnti, è possibile avere delle partite correnti in deficit per molti anni di seguito, consentendo anche alle famiglie di mantenere livelli elevati di consumo e creando condizioni nel mercato del lavoro favorevoli alla domanda di lavoro dei lavoratori a bassa qualifica. Quindi è un modello dominato dalla finanza che però crea condizioni favorevoli per la crescita salariale, a patto che il miglioramento delle condizioni occupazionali non si traduca in miglioramento del potere collettivo dei lavoratori e riregolamentazione del mercato del lavoro. Tutto questo è vero fino al 2007. Dopo il 2007 i salari inglesi si bloccano e recentemente c'è stata una decisione che sembrerebbe incompatibile con la logica del modello di crescita, la Brexit, che mette fortemente in dubbio gli interessi della finanza, del sistema finanziario britannico, perché rischiano di perdere l'accesso al cosiddetto passaporto europeo al mercato comune europeo. Italia. Adesso guarderemo la situazione italiana in dettaglio, però non si capisce quale sia il blocco sociale. Non si capisce chi benefici in questo momento di una situazione che è di stagnazione. La mia impressione è che domini in Italia in questo momento un equilibrio della paura, cioè un equilibrio dominato dai rischi che si potrebbero correre se si prendessero delle decisioni di politica economica che rimettono, potrebbero far ripartire l'economia. Quindi guardiamo un po' il caso italiano e cominciamo con alcuni grafici. Allora, innanzitutto questo è un grafico sul PIL pro capite rispetto ad altri paesi, rispetto alla Germania ed è la curva rossa, rispetto agli USA ed è la curva verde, rispetto alla media dei paesi dell'Unione Europea a 14 ed è la curva blu. In tutti i casi, con tutte le tre casi vediamo che il deficit italiano si riduce costantemente fino agli inizi degli anni 90 o agli anni 2000, quindi l'economia italiana non è un'economia che è sempre stata deficitaria, è un'economia che funzionava benissimo, che riduceva il gap nei confronti di altre economie fino a un certo periodo. Il periodo è gli anni, primi anni 90, se il punto di riferimento sono gli Stati Uniti o la media dei paesi dell'Unione Europea, la metà degli anni 2000 se il punto di riferimento è la Germania. Perché la metà degli anni 2000 nel caso della Germania? Perché la Germania è stata il malato d'Europa durante gli anni 90, quindi la Germania stessa è in crisi. Quindi il modello economico europeo e italiano funzionava bene, riduceva il gap, a un certo punto si blocca e comincia a regredire. Questi sono i paesi centrali, la Germania e la Gran Bretagna. Questi sono i paesi periferici, cioè il Portogallo, la Grecia, la Spagna,
fra il 1999 e il 2016. Questo di nuovo è il PIL pro capite, penso. Sì, è PIL pro capite. Ah, guardate l'Italia. L'Italia è la curva più bassa di tutto. Tra il 1999 e il 2016 il PIL pro capite italiano non cresce per niente. 20 anni sono stati buttati via. Si potrebbe dire, guardando questi grafici, che perlomeno la Grecia, la Spagna, Portogallo, più o meno il Portogallo, hanno avuto una fase di crescita rapida, trainata dalle bolle, ma l'hanno avuto. Allora, dicevo prima che la crisi della crescita tirata dai salari genera un problema di domanda aggregata che manca, che i paesi avanzati affrontano il problema essenzialmente in due maniere, introducendo altri stimolanti dei consumi, cioè facilitando l'accesso al debito o sostituendo la domanda interna con la domanda estera. L'Italia non è in grado di fare né l'una né l'altra cosa. Perché? Questa è la domanda che ci dà. Perché? La mia spiegazione, che credo sia abbastanza diffusa, devo almeno cerchiamo, è che la direzione chiave della politica economica italiana, che è quella di combinare rigidità esterne con flessibilità interne sempre maggiore, fallisce completamente. Rigidità esterne sono la rigidità del cambio, cioè mettersi in un mercato di cambio che non solo è fisso, ma poi diventa una moneta unica in cui il tasso di cambio reale, che tiene in conto le differenze di prezzi tra prezzi domestici e prezzi esteri, si apprezza costantemente. E qual era la logica di questa? Era una logica, se vogliamo, che aveva senso. L'idea era: se introduciamo un vincolo di cambio, costringiamo le imprese a ristrutturarsi, le costringiamo a riposizionarsi su mercati a più alto valore aggiunto. Togliamo la droga della svalutazione. Quante volte l'abbiamo sentito? L'altro vincolo è di natura fiscale, che sono i famosi vincoli di Maastricht, che poi diventano i vincoli del fiscal compact, che limitano l'espansione della spesa pubblica. Quindi si introducono una serie di rigidità nell'economia, ma in compenso, si dice alle imprese, vi diamo flessibilità. Dove? Nel mercato del lavoro. Quindi rigidità esterna, flessibilizzazione interna, quindi vi compensiamo con un mercato del lavoro più flessibile. L'unico tipo di politica strutturale ammissibile in questo periodo è la politica liberalizzatrice, le liberalizzazioni del mercato dei prodotti, del mercato del lavoro e le privatizzazioni, con l'idea che la proprietà privata sia più efficiente della proprietà pubblica. Questo è un grafico del tasso di cambio effettivo e delle partite correnti. Quello che mi interessa mostrare è come il tasso di cambio reale RER, la linea continua blu, è il saldo delle partite correnti, a partire dagli anni 80 si muovano in maniera sincronica. Se il tasso di cambio si apprezza, la curva va in alto, le partite correnti vanno in deficit. Se il tasso di cambio si deprezza, le partite correnti vanno in attivo. E questo è il tasso di cambio 90, questo è l'effetto della svalutazione tra il 92 e il 95. Il tasso di cambio dell'euro reale si apprezza notevolmente a partire dagli anni 2000, le partite correnti italiane vanno in deficit. Saldo primario, questa è la differenza fra entrate e uscite fiscali, non tenendo conto della spesa degli interessi. Si dice spesso che l'Italia ha una posizione fiscale troppo lasca. Se si guarda il saldo primario italiano, tedesco, francese e dell'Europa a 15, l'Italia ha, a partire dagli anni 90, quindi dal governo Amato sostanzialmente, dalla crisi del 92, ha un tasso
raggiunge il 5% con il governo Prodi, che poi è vero si abbassa con il governo Berlusconi, ma che comunque attivo è molto più elevato dei nostri vicini più virtuosi, Francia e Germania, anche in risposta alla crisi. Il tasso, il saldo primario italiano va appena sotto lo zero. Tasso di interesse corretto per la crescita. Un'argomentazione che circola è che, ed è vera questa argomentazione, che a partire dal 95, mentre si approssima l'ingresso nella moneta unica, i tassi di interesse italiani si abbassano notevolmente. Questo crea un'occasione unica che è stata sprecata dall'elite italiana. Quello che è importante, è strano che questa cosa non venga sufficiente, spesso non venga sottolineata, è che per la sostenibilità del debito, quello che appunto bisogna guardare non è il tasso di interesse, ma il tasso di interesse rispetto al tasso di crescita. Questo rapporto, il moltiplicatore del debito, lo chiamo io, 1 più tasso di interesse diviso per 1 più il tasso di crescita. Se il tasso di interesse, anche se si abbassa, è più elevato del tasso di crescita, che è molto basso, il debito avrà una dinamica espansiva. E qua ho rappresentato questo tasso di interesse corretto per la crescita, per l'Italia la linea blu e per la Gran Bretagna la linea rossa. Perché la Gran Bretagna? Perché a differenza dell'Italia, la Gran Bretagna fa una scelta opposta. Tutte e due vengono cacciate dallo SME nel 93. La Gran Bretagna non entra, l'Italia decide di rientrare nel 96. E vedete che il tasso di interesse è corretto per la crescita. Si abbassa in Italia, è vero, ma si abbassa anche in Gran Bretagna. E in Gran Bretagna è molto più spesso negativo di quanto non lo sia in Italia. Quindi questa idea che c'è stato un dividendo dell'euro che è stato sprecato non mi sembra veramente molto fondata. E poi il problema dei problemi è quello della produttività dell'Europa. Qui abbiamo la produttività del settore manifatturiero tra il 1970 e il 2011 in Italia e in Germania. Le due curve si sovrappongono sostanzialmente tra il 1970 e il 1995-96. Quindi ancora una volta, non è vero che l'economia italiana sia sempre stata più inefficiente dell'economia tedesca o delle altre economie. Poi i destini si invertono, mentre la produttività tedesca continua a crescere più o meno allo stesso ritmo degli anni precedenti, la produttività del lavoro del settore manifatturiero italiano è piatta. Ora, qual è il problema? Che fra il 95 e il 96 succedono un sacco di cose. E in assenza di una prova controfattuale è molto difficile sapere quali di questi fattori sia responsabile della stagnazione. Quindi, guardiamoli. Okay. Tre cose succedono. La prima è questo abbassamento dei tassi di interesse. La seconda, ovviamente, è l'ingresso nell'euro, che non data dal 99, quando si fissano i cambi, la decisione di rientrare nello SME con un apprezzamento considerevole del tasso di cambio nominale. La terza cosa sono le liberalizzazioni del mercato del lavoro. Si comincia nel 96, si è cominciato prima questo processo di lunga durata, nel 96 c'è il patto tripartito per l'Italia, a cui fa seguito nel 97 il pacchetto Treu, poi ci sta il pacchetto Biagi nel 2001 e così via fino ad arrivare al giorno. La famosa liberalizzazione compensativa. Aumentiamo la rigidità nominale, però diamo compensazioni al mercato del lavoro. Diamo viso alle imprese. Allora, cominciamo con la riduzione del tasso dei tassi di interesse. Questi sono i tassi di interesse di lungo periodo sui bond rispetto ai tassi di interesse di lungo periodo nominali della Germania. E come vedete dal 95 i paesi sono l'Italia, la Spagna, il Regno Unito, la Francia e la Svezia. Dal 95 in poi i tassi di interesse italiani, spagnoli, svedesi
e anche britannici si riducono notevolmente rispetto alla Germania. È interessante che si riducano anche i tassi di interesse svedesi, cioè di una nazione che ha deciso di non entrare in euro. Forse i mercati pensavano all'epoca che anche la Svezia sarebbe entrata, non si sa. In ogni caso, un fenomeno generalizzato. Qual è il problema della riduzione dei tassi di interesse? C'è ricerca che attribuisce a questa riduzione dei tassi di interesse una allocazione erronea degli investimenti. Sostanzialmente i tassi di interesse sono troppo bassi e permettono a aziende marginali che dovrebbero uscire dal mercato di rimanere nel mercato. Inoltre stimolano gli investimenti in settori a bassa produttività, le costruzioni, i servizi a basso valore aggiunto. Sì, e probabilmente questo ha giocato un ruolo. Però ancora una volta, la riduzione dei tassi di interesse è un fenomeno generalizzato, che si ritrova anche in paesi che sono fuori dalla zona euro. Un'altra argomentazione è quella del ruolo dell'euro, cioè la stagnazione della produttività sarebbe dovuta all'euro, all'ingresso nella moneta unica, attraverso un meccanismo di cui ho parlato prima. L'ingresso nell'euro riduce la domanda estera, la domanda che si riduce attraverso la legge di Kaldor-Verdon, questo rapporto fra domanda e produttività, riduce la produttività, ergo l'ingresso nell'euro riduce la produttività. C'è un altro argomento, questa Bagnai, che credo sia nel programma, ha scritto un articolo molto interessante in cui sviluppa questa argomentazione. C'è una controargomentazione, per esempio di Zingales e Pellegrino, che dice: ma è strano, perché l'ingresso nell'euro dovrebbe significare che i settori esposti alla concorrenza internazionale si restringono, perché è più difficile per le aziende fare fronte alla competizione internazionale. Quindi le aziende meno produttive dovrebbero uscire. Viceversa, i settori non esposti alla concorrenza internazionale dovrebbero aumentare il loro peso nel totale. L'esito complessivo di questi movimenti dovrebbe essere che la produttività generale dell'economia si riduce, perché i settori a bassa produttività hanno un peso maggiore. Però all'interno dei settori esposti dovremmo avere una crescita della produttività, per fattori di composizione, perché le aziende più inefficienti sono state spazzate via. Quindi qua abbiamo l'apertura al commercio dei vari settori, è un indicatore di aumento o di riduzione della produttività del lavoro. Questa è la produttività media annuale dopo il 96 rispetto alla produttività media annuale prima del 96, tra il 91 e il 96. Quasi tutti i valori sono negativi, come vedete. La curva è leggermente negativa, ma non statisticamente significativa. Non si può rigettare l'ipotesi che questa relazione sia inesistente, che il coefficiente sia zero. Se l'euro è responsabile della crisi della produttività, dovremmo trovare una curva molto negativa, cioè più i settori sono esposti all'effetto dell'euro, più si riduce la produttività e viceversa. Se invece l'euro ha selezionato all'interno dei settori le aziende più efficienti, dovremmo trovare una curva molto positiva. Più sono esposte, più la produttività del settore aumenta. Troviamo una curva un po' negativa, ma sostanzialmente la relazione è zero. La mia opinione sul ruolo dell'euro in rapporto alla produttività italiana è che l'effetto sia indiretto. Non è un effetto di riduzione della produttività dei settori esposti, ma è un effetto più generale. Cioè, l'euro in combinazione con la direzione di politica economica ha messo un tappo sulla domanda aggregata italiana. Impedisce di fatto ogni azione di rilancio della domanda interna. Se c'è questa relazione fra domanda interna e produttività, contenere la domanda interna significa ridurre la produttività. Mi avvio alla conclusione. Vi faccio vedere adesso, questo è praticamente illeggibile, questo grafico, ma
questi sono tutti i settori, vari settori dell'economia italiana rispetto alla differenziale fra produttività dopo il 96 e produttività prima del 96. Il differenziale è negativo quasi per tutti i settori, molto negativo per il settore manifatturiero nel suo complesso, è positivo solo per pochissimi settori. Fra questi ci sono le telecomunicazioni e il settore farmaceutico. Questo qua è lo stesso grafico tedesco, è il settore in cui la produttività aumenta dopo il 96, secondo me c'è molti di più, e la riduzione del tasso di crescita della produttività è comunque molto più basso di quello italiano. Quindi concludo. Sì, però. Secondo me l'euro non è responsabile, allora, innanzitutto la riduzione della produttività in Italia è un fenomeno intersettoriale, lo si ritrova in tutti i settori del grafico precedente. Questi sono settori esposti e sono settori non esposti. Quello che l'euro ha fatto, ma diciamo euro per dire sistema di governance economica e di politica economica complessivo, è limitare molto fortemente, per la presenza di questi vincoli esteri, la possibilità di un rilancio della domanda interna. Con un settore delle esportazioni che vi ho detto era molto piccolo, è gravato da un tasso di cambio reale sovravalutato. Quindi la domanda complessiva si riduce e questo si traduce attraverso il meccanismo di caldore perdore in una tendenza alla stagnazione della produzione. Terzo fattore, la liberalizzazione del mercato del lavoro. E qui abbiamo una serie di studi che mostrano che, contrariamente a quanto si dice, la liberalizzazione del mercato del lavoro ha conseguenze negative per la produttività. Ci sono studi italiani, e ce ne sono tanti, è inutile che vi legga i nomi, li leggete lì. Ci sono studi basati su dati PANO, cioè studi che mettono insieme dati di diversi paesi che arrivano alle stesse conclusioni. C'è uno studio di Daveri del 2012 che mi piace sottolineare, perché Daveri è un economista mainstream che arriva sostanzialmente alle stesse conclusioni, cioè che la flessibilizzazione del mercato del lavoro non è riuscita a compensare l'inflessibilità del campo. E ci sono studi molto recenti prodotti da ricercatori del Sant'Anna di Pisa, credo che sentirete traccia di queste, perché avete invitato qualche ricercatore del Sant'Anna, mi rivolgo a lei, non è probabilmente così, che mostra, che stabiliscono anche una relazione fra flessibilità del lavoro, misurata dalla quota di lavoratori temporanei a livello settoriale, e la capacità di innovazione delle imprese. E arrivano alla conclusione che più è flessibile il mercato del lavoro, meno capaci sembrano essere le imprese di essere innovative. Perché? Un meccanismo molto importante. Il meccanismo passa attraverso la trasmissione delle conoscenze e l'importanza della conoscenza tacita. Se il meccanismo di innovazione è il fatto che hai un processo in cui i lavoratori hanno conoscenze importanti su come funziona il processo, su come si potrebbe migliorarlo, è l'innovazione dipende dalla capacità di estrarre quella informazione e utilizzarla per il miglioramento. Quell'estrazione si verificherà se c'è un rapporto di lungo termine, c'è quello che ho chiamato prima il rapporto di scambio di dono, se dalla parte delle imprese, dalla parte dei lavoratori c'è interesse a investire nel capitale umano e a trasferire la conoscenza che uno ha sul miglioramento dei processi. Questo è importante perché? Perché la liberalizzazione del mercato del lavoro non è soltanto un fenomeno italiano, è un fenomeno generalizzato. Ma se attribuiamo alla liberalizzazione del mercato del lavoro un effetto di stagnazione della produttività, dobbiamo chiederci perché la stessa stagnazione non si verifica altrove.
La mia risposta è di due tipi. Primo, la stagnazione della domanda in Italia è molto più importante degli altri paesi. Secondo, i meccanismi di trasferimento delle conoscenze a livello di impresa in Italia sono molto, molto più basati sulla formazione sul posto di lavoro, on the job, rispetto ad altri paesi. La formazione professionale classica tedesca non c'è in Italia. In Italia tutte le competenze operaie o anche competenze tecnici di basso livello si formano molto sul posto di lavoro, attraverso l'affiancamento. Quindi la stabilità del rapporto di lavoro è più importante in un sistema di questo tipo rispetto a quanto non sia in sistemi in cui le competenze sono prodotte dal sistema scolastico, competenze generali, oppure sono competenze prodotte dal sistema misto scuola-formazione, il sistema tedesco. La situazione italiana è molto particolare da questo punto di vista. Il mercato del lavoro come quello italiano bisognerebbe fare estrema attenzione a destabilizzare questi meccanismi di creazione della fiducia. In ogni caso, faccio vedere alcuni grafici sull'Italia. Questa è la quota di lavoratori temporanei. In Italia, in Germania e nell'Europa a 16, la quota di lavoratori temporanei era molto bassa rispetto alla media europea in Italia. E questo è coerente con quello che vi dicevo. Un sistema che certo ha un'economia informale molto importante, ma il settore formale aveva dei rapporti di lavoro indeterminati, in gran parte. Poi l'Italia raggiunge e supera sia la Germania che la media europea. Non c'è in Italia la quota di lavoratori temporanei non è superiore alla media europea, ma ha raggiunto la media europea. E poi occupazione temporanea e disoccupazione. E mi interessa mostrarvi quello che succede fra il 2000 e il 2007 più o meno, quando la disoccupazione, che è la curva rossa, si abbassa, ma aumenta costantemente la quota di lavoratori temporanei. Cioè c'è un obiettivo politico: ridurre la disoccupazione. Come lo si riduce? Creando impieghi, chiamiamoli precari. Impieghi precari in settori a basso valore aggiunto, bassa produttività. Poi la crisi colpisce e abbiamo contemporaneamente alta disoccupazione e alto tasso di precarietà. In sintesi, la caratteristica comune della traiettoria dei capitalismi europei è la crisi della crescita derivata dai salari. L'Italia è un caso estremo, ma non un caso completamente divergente, di un fenomeno più generale. Con la crisi della crescita derivata dai salari, le economie avanzate hanno cercato altri motori alternativi della crescita, alcuni lo hanno fatto stimolando i consumi, con creazione di bolle, facilitando l'accesso al credito, questi sono i modelli tirati dai consumi, altri si sono spinti verso la crescita tirata dalle esportazioni. L'Italia non è stata in grado di fare né l'una né l'altra cosa, e la mia ipotesi non può che essere un'ipotesi perché manca la prova controfattuale. Dovrebbe tornare indietro nel tempo e vedere quello che si verificherebbe se cambiassero alcuni parametri. La mia ipotesi è che abbia fallito completamente combinare vincoli nominali con flessibilizzazione del mercato del lavoro. Ed è forse, se è possibile, arrivato il momento di tentare forse la strategia opposta, meno vincoli esterni, più rigidità interna. E con questo mi fermo. Abbiamo tempo per un po' di domande dal pubblico.